buongiorno, oggi è un eufemismo visto che sta piovendo, siamo nel quartiere di Lambrate, City Report, Municipio 3, siamo insieme al nostro Frank Diamond, che tutti conoscete, noto rapper per le proteste sociali e per varie altre cose. Perché siamo qui oggi in questo contesto? Perché dopo oltre un anno di segnalazione di una determinata cosa che tra un poco vedrete, riscopriamo che la situazione non è solo uguale a prima, ma è addirittura peggiorata. Adesso vi faremo vedere di che cosa si tratta, seguiteci. Cosa ci sarà mai qui? Il tesoro di queste risorse che vivono sotto questo ponte. Vediamo, grazie a Paolo Rusconi per le immagini, una bottiglia di Coca-Cola, dei teli. Abbiamo anche delle cose che sono state buttate fuori, si vede che c'era fretta di andarsene via da questo posto. E, che dire, una zona di riqualificazione, un municipio della felicità, del progresso, il progressista, e ci troviamo dopo un anno ancora a queste situazioni, lasciando perdere i cartoni che poi vedrete sotto i piloni ad asciugare. Un bivacco in pieno centro di Milano. Ti faccio una domanda, tu è la prima volta che vieni qui, penso che tu magari non abbia mai visto i nostri servizi, magari l'anno scorso non eri sintonizzato a vedere queste cose, che te ne sembra dopo un anno Milano 2019? Guarda, è veramente un degrado assurdo, cioè viene da non crederci, addirittura nascondere cose nei tombini, non viene da crederci davvero. Tra l'altro vedo che ci sono anche bottiglie di una nota multinazionale, dicesi Coca-Cola. Eh sì, perché nasconderle? Questa è una domanda che faccio io a te. Chissà, forse perché questo posto non è sicuramente un posto saltuario, è un posto dove si pernotta abusivamente, chiaramente personaggi che vivono di espedienti, perché non penso che una persona venga in Italia per vivere una situazione del genere e nascondere le robe sotto i tombini. Ma proseguiamo, perché secondo me ce ne aspettano delle altre belle. Andiamo. Qua troviamo anche un secchio pieno di urina che usano evidentemente per i bisogni naturali, sempre chiuso ovviamente in un tombino. Non so, non saprei cosa dire. E proseguiamo qui al Parco dell'Acqua, acqua anche che viene da fuori perché oggi piove, poi vi faremo vedere anche altre situazioni che non dipendono comunque da nomadi o personaggi che vivono di espedienti, ma bensì dalle istituzioni, dalle grandi aziende che gestiscono la rete viaria di questo paese. Abbiamo questo sacchetto, ma direte voi, ma questo palo nasce già così? No, sicuramente non nasce così, è che lì c'è tutta l'attrezzatura per aprire questi tombini, come vedete, questo gancio, qui sotto chiaramente troviamo altri vestiti, altri generi, diciamo, che vengono utilizzati per passare la notte qui. Vi ricordo che poi qui il presidio che viene fatto la notte è di fronte a un'altra area che poi vi mostreremo un'altra volta, che abbiamo già visto, dove avviene lo spaccio. Un'altra area che è ampiamente abbandonata, ampiamente vissuta, esatto. C'è qualcuno alle spalle che mi fa così con la testa, è vero, e che vi faremo vedere prossimamente, ma non è tutto. Guardate qui. Cartelli stradali divelti. E andiamo a vedere come si sono sistemati questi furbini che stanno qui.
chiaramente, come potrebbe dirmi qualche assessore della giunta Sala, Scavuzzo & Company, no? Persone che vengono saltuariamente. Guardate qua, è l'unico punto in tutta questa via, in questo sottopasso, questo sottocavalcavia, dove non piove. E ci sono i cartoni. Come li vedi i cartoni, Frank? Sono asciutti o ti sembrano come dalle altre parti? No, sono asciuttissimi, sistemati bene, proprio alla perfezione. Quindi possiamo dirlo che è stata una scelta, non una casualità, di metterli lì? Di sicuro non è stata una casualità, non si fa casualmente questo lavoro. Ok, andiamo avanti ancora due passi. Grazie sempre a Paolo e a Frank e ai cittadini che ci seguono. Alcuni li potete vedere, alcuni non ve li facciamo vedere perché potrebbero avere delle rappresaglie, e non solo da parte di quelli che si dicono i cattivi. Prossimamente mi sa che Frank ci farà una canzone su sta cosa. Va bene, siamo arrivati sotto, appunto, a 50 metri, 20 metri, siamo sotto il cavalcavia della tangenziale est. Dalla pioggia non si direbbe, visto che scende nonostante siamo sotto un ponte. Ok, siamo sotto un ponte, quello che diceva anche Iannacci, il ponte dove vanno i clochard. Va bene, cosa succede sotto questo ponte, tra queste colonne costate 6.000 euro, con tutti questi bei disegni fatti per rendere la situazione più vivibile, più sociale? L'odore di urina che è presente in questo posto è terribile. Mi confermi? Confermo. Ma oltretutto sotto questo cavalcavia, che è stato ingessato, fasciato, come potete vedere piove. In che condizioni è questo cavalcavia? Come potete vedere, questo è il ponte che attraverso anche le lettere dei cittadini e le varie segnalazioni che sono arrivate è stato attenzionato. E ha, per quanto sappiamo noi, una data di inizio lavori o comunque di opera di sicurezza a partire dal 2020, oltre mese di maggio-giugno. Come potete vedere è abbastanza inquietante, ecco la parola giusta, è inquietante vedere tutti questi pezzi di cemento staccati appunto dalla loro struttura, queste feritoie dove passa l'acqua. Qua sopra ci passano centinaia di auto, ma andiamo ancora avanti a vederne ancora un paio di quelle che ci sembrano più pericolose. Siamo sempre al Parco della Lambretta sotto il ponte e possiamo vedere qua dalle immagini che hanno appena rattoppato, imbiancato, ma cade comunque acqua. La situazione continua a non cambiare, scende acqua come se fossimo a cielo aperto. Come potete vedere hanno rattoppato anche qui, ma i rattoppi nuovi iniziano a cedere, si vede che si stanno staccando e le varie macchie di umidità che per la fuoriuscita d'acqua. E stiamo attraversando il ponte, stiamo passando dalla parte dove abbiamo trovato tutti questi purtroppo rifiuti nascosti dentro le varie buche dove ci sono i tombini. Notiamo anche che appunto il Parco dell'Acqua qui sotto il suo cavalcavia che già abbiamo visto essere conciato male, è in allagamento, nel senso che mancano pochi centimetri purché l'acqua esca fuori. Questo cosa denota? Beh, guardando anche qua, seguimi Paolo un secondo. Vediamo che c'è parecchia incuria nella sua pulizia, nella sua manutenzione. Poi possiamo anche dire questo, magari non è facile farla, ma se si fa un'opera la si cura. Comunque
andiamo avanti, continuiamo a guardare quello che succede qui e vabbè. Scusami, ti posso disturbare un secondo? Sì, certo. Ti puoi anche girare un secondo? Noi siamo di City Report e stiamo vedendo la situazione di questo ponte. Cosa te ne sembra? A noi ci sembra molto pericoloso, abbiamo visto delle feritoie, dei punti rotti dove passa dell'acqua. Questa è la tangenziale est. Ne sai qualcosa? Sì, io purtroppo vengo a giocare con gli amici qua e a volte vedo i rom che bivaccano sulle panchine. Li abbiamo visti anche noi, abbiamo visto dei tombini pieni di roba nascosta dentro appunto questi tombini. Vedo il laghetto pieno melmoso di sporcizia che sporcano sempre i rom e ho notato anche la tangenziale est che non è molto attenzionata da chi competente. Guarda, io posso indicarti anch'io dei punti, ho visto delle feritoie, dei tagli, i nostri amici li stanno vedendo adesso nei vari filmati e pensavamo di segnalarli. Dici che qualcuno l'avrà segnalati? Ma io ho segnalato a tangenziali est Milano-Serravalle, mi hanno detto che sono già in visione del problema, solo che hanno deciso di intervenire ottobre 2020. A me sembra un po' tardi. È la stessa notizia che avevamo avuto noi. E ti sembra, per quanto tu possa vederla tutti i giorni, chiaramente noi la vediamo magari una volta più sporadica di te, ti sembra un tempo giusto per fare un lavoro di questo punto dopo che è successa purtroppo quell'annosa vicenda anche del Ponte Morandi, le piogge, il maltempo? Sì, per me è un lavoro che bisogna... È posticipato troppo? Sì, è un po' troppo lontano ottobre 2020. Per me è da intervenire subito, prima... Del fatto che succederà un fatto. Sicuramente se è conciata così poi non potranno dire di non saperlo. Se tu li hai comunque attenzionati, noi li abbiamo attenzionati, tanti altri cittadini hanno attenzionati, la responsabilità è solo sulle spalle di chi non agisce. Io ti ringrazio, ti lascio andare. Grazie. E ci vedi giovedì alle 19 su City Report. Grazie. Stiamo finendo la nostra passeggiata con i cittadini che abbiamo incontrato al Parco delle Acque e cominciano già ad arrivare i primi avventori di questo campeggio abusivo, ma non è l'unico problema, come mi faceva notare il nostro amico Frank. Frank, cosa ne pensi? Da quella parte sono stati fatti dei graffiti anche molto belli, pagati appunto dal Municipio 3 della Presidente Antola. E poi abbiamo queste colonne disegnate in questa maniera. Che te ne sembra? Da quello che ho potuto percepire, queste colonne erano state imbiancate proprio per dare spazio a vari artisti per fare qualcosa di nuovo. Ma poi qua vediamo dei disegni fatti molto male con il simbolo anarchia e LSD trip. Ma LSD trip non è droga? Sì, che è droga. È proprio questo quello che mi lascia sconcertato. Si paga per fare imbiancare tutta la colonna e dare spazio a chi davvero vuole fare questo lavoro, a chi davvero ci tiene, e deve essere vandalizzato in questo modo. Quindi lo mandiamo un messaggio ai giovani che hanno voglia di intraprendere, insomma, a fare i writer, gli artisti, eccetera. Mi sembra che non sia questa la maniera di fare. Assolutamente no, l'arte è arte, questo è solo vandalismo. Va bene, andiamo, che ci stanno aspettando dall'altra parte, grazie a Paolo Rusconi. Tra l'acqua che cade oggi dal cielo in questa nostra città di Milano, seguiteci, ci spostiamo. Ed eccoci, siamo passati da un'altra parte di Milano, siamo nel Municipio 8, siamo con il consigliere di Forza Italia Maria Aurora De Muzio che è qui con noi. E indovinate... Ciao a tutti! E indovinate dove siamo? In un altro ponte. Perché Mary? Perché prima di noi siamo andati a vedere un altro ponte che è in condizioni pietose. Qui ne vediamo un altro. Sì, poco sicuro diciamo, è pieno di buchi, non è regolare il marciapiede per i pedoni, c'è anche un attraversamento non idoneo ai pedoni, cioè nel senso c'è lo spazio dei pedoni come vediamo in questa parte del ponte, soltanto che si blocca perché c'è uno stop, ma non ci sono delle strisce pedonali che permettono ai pedoni di attraversare. Sì, tra l'altro mancano delle protezioni perché qui dovesse passare un bambino eccetera, casca giù. Sono anche arrugginite, si potrebbe far male. Comunque andiamo avanti, vi facciamo vedere altre cose. Music.
Abbiamo finito l'ispezione del tempo, Giove pluvio non è a nostro favore, oggi sta diluviando in una maniera eccessiva, ti ringrazio Mary nonostante il tempo di essere qui con noi e aggiungiamo una cosa, stavamo percorrendo appunto il pedonale del ponte ma è molto difficile, c'è una foresta in mezzo da affrontare quasi col macete, com'è sta storia del verde qua? Allora, per essere contenta che ci sia degli spazi, ci siano degli spazi verdi a Milano, questa parte che c'è sul ponte, che abbiamo ripreso con la telecamera, impedisce ai pedoni di passare. Io ho fatto fatica, mi sono dovuta mettere di lato per poter passare. Poi un'altra cosa che abbiamo notato insieme, Tullio, se vuoi confermarla, è che quando passano i tram o comunque i mezzi pesanti, il ponte balla. Sì, assolutamente. Adesso, oggi piove anche, quindi i tram non vanno a grande velocità. I tram non erano neanche pieni, ma le feritoie che ci sono nei passaggi, tutti quei pezzi di cemento mancanti, secondo noi adducono a qualche pensiero, a qualche pericolo. Direi che sarebbe un caso sicuramente bello verificarlo, dato che quei ponti ultimamente il Comune di Milano, ma un po' in tutta Italia, non sono fortunati. E vi salutiamo, seguiteci, City Report, Tullio Trapasso. Maria De Muzio. Municipio 8, alla prossima.